spettacolo bello, particolare, passionale, ed è quello di Milena Setova. Ti do il vostro applauso chiaramente questa sera. Prima o poi, qualcosa veramente di bello, ma ne parleremo tra qualche attimo, perché innanzitutto ringraziamo anche l'ospitalità del teatro Bolivar con il vostro applauso, perché prima di introdurre la serata naturalmente di Milena abbiamo anche degli artisti genti che vogliono omaggiare questa artista Milena, quindi avremo il piacere di avere con noi in occasione anche di omaggiare la Big Stone Studio di Massimo Curzio, due artisti che chiaramente si esibiranno prima del grande spettacolo teatrale di Milena, sono Ilenia Mazzà e Lucio Griego. Chiedo il vostro applauso e naturalmente chiamo subito Ilenia Mazzà. Ti chiedo come stai, mi rispondi su WhatsApp. Non ricordi nulla della storia nella scuola pubblica. Ma conosci a memoria ogni storia che si pubblica. Ed io già stanca penso, ma che senso ha? Pagine mi perdo, tanto esiste Google Maps. Viene mai provato ad ammazzare una zanzara con l'iPad? Mi sento più a mio agio quando viaggio in galleria, lontana dalla rete, dai messaggi, dalla suoneria. Ma che senso ha vivere distanti senza viver distanti? Ma che senso ha farsi selfie al mare se in fondo non sai amare? La nonna mi racconta degli incontri clandestini, di quei baci di nascosto, dei canestri nei cestini. Oggi in casa non si parla, è già molto se respiri. L'essenziale è pubblicare mille foto dei festini. Mi sento libera davvero, sola, cellulare spento, padrona del mio tempo e del valore di un momento. Ma che senso ha vivere distanti senza viver distanti? Ma che senso ha farsi selfie al mare se in fondo non sai amare? Faccio scrivere, ma che senso ha? Grazie. Facciamolo sentire questo applauso, perché lei è napoletana, viene da Catanzaro, giusto? Sì. Scrivi musica, testa e tutto. Sì, sono una cantatrice. Brava.